E TG più Sindaco, buonasera, ben ritrovati. Siamo in compagnia del primo cittadino Mario Landriscina, come sempre mezz'ora per rispondere in diretta alle domande degli spettatori. Cominciamo subito dalle risposte che il Sindaco doveva dalla scorsa settimana. Grazie, buonasera a tutti. Vado a dare riscontro. Un primo quesito riguardava il funzionamento del semaforo pedonale di via Varesina, via Badone. Gli uffici sono andati a verificare e mi dicono che non sono state riscontrate anomalie sia sul primo attraversamento che porta dal marciapiede lato numero pari via Varesina a Aiuola Centrale, sia sul secondo attraversamento che porta dall'isola centrale al lato Esselunga. Se la segnalazione riguardasse invece il terzo attraversamento, quello della corsia ascendente direzione Montano Lucino, l'impianto invece è programmato perché lampeggi. Quindi invito chi ha fatto questa segnalazione a riscontrare che il funzionamento sia corretto. Passo al lampione spento in piazza San Rocco e lì purtroppo i guai non si faranno mancare, perché è un problema in coda dell'impianto di via Grandi, che è la strada che penso tutti conoscono, lato della sinistra in direzione Napoleona. Lì non c'è, come succede spesso e volentieri nei lampioni dell'illuminazione cittadina, un problema della lampada, ma è un problema di linea che parte da una cabina di Viale Roosevelt e arriva lì. E trovare questo guaio non sarà facilissimo e non sarà una soluzione in tempi brevi, però è segnalato e quindi confidiamo che arrivi anche questo momento. Illuminazione ancora una volta in piazzale Montesanto. Ebbene, l'illuminazione risulta essere funzionante, però gli stessi uffici mi riferiscono che è un'illuminazione che non è proprio eccezionale, mettiamola così. Perché ci sono anche dei coni d'ombra importanti. Però lì abbiamo un futuro che non sarà dietro l'angolo, ma nel futuro che prevede lì la realizzazione anche della pista ciclabile numero 2. Nell'ambito di questa rivisitazione e realizzazione della pista ciclabile verrà rimesso in opera anche questo aspetto e verrà realizzata anche un'isola salvagente in centro carreggiata. Posso proseguire? Andiamo a concludere, ma ce ne sono diverse stasera. Manutenzione della recinzione dei giardinetti di via D'Ottesio. Anche qua abbiamo finalmente un orizzonte entro la prossima primavera, non sarà brevissimo, però sono fissate le opere, con una peculiarità: ci sono naturalmente i tifosi dell'area cani e ci sono i tifosi dei giardinetti, che nel caso prevalesse questa seconda istanza vorrebbe dire riaprire e rendere aperta al pubblico tutta la perimetrazione. Però cercheremo di tenere anche in giusta considerazione chi ha degli animali domestici e da questo punto di vista vuole lasciarli un attimo in libertà, anche se in centro città o quasi. Invece, un tema più delicato anche in termini di soluzione è il posteggio presso il cimitero di Lora. Abbiamo diverse segnalazioni anche su questo fronte. Ne ho ricevute anch'io. Diciamo che il settore mobilità, che è quello che si occupa di questo tipo di soluzioni, ha ben presente il problema, però come avevo già anche l'altra volta annunciato, non è di facilissima soluzione, perché lì si tratta di reperire un'area al servizio di questo nostro cimitero e non sarà proprio facile facile. Sul tema dell'ingresso in auto presso il cimitero di Albate, in realtà alcuni mezzi potrebbero anche muoversi nei vialetti principali che hanno dimensioni di questo tipo, però non troviamo che sia legittimo che questo avvenga, peraltro di fronte c'è un posteggio piuttosto capace, ma lo stimolo che ci è stato dato potrebbe arrivare a concludersi con un'autorizzazione almeno per i mezzi per i disabili che vogliono andare in visita ai loro congiunti, e da questo punto di vista vediamo se riusciamo a recuperare almeno un posto auto in questo senso. Poi lì c'è la difficoltà anche di come riuscire a contingentare l'entrata, perché credo tutti possano capire che non abbiamo più la possibilità nei cimiteri di mettere il guardiano all'ingresso per disciplinare il traffico anche dei veicoli. E quindi il tema è che se anche volessimo mettere un sistema che consenta l'accesso solo a determinate categorie, vorrebbe dire che poi queste categorie hanno in dotazione il pass per poter entrare. Non di facile soluzione, però è stato anche in questo caso una buona idea, un buono spunto. Sempre sui cimiteri, in questo caso parliamo
del Cimitero Maggiore, in particolare perché vorrei ricordare che riguardasse segnatamente questo cimitero, l'orario di apertura. Allora, sull'orario invernale non ci sono grosse possibilità di poter incidere perché l'orario è misurato sulla luminosità ambientale, perché sarebbe anche un po', diciamo, delicato lasciare entrare con la penombra o peggio con il buio. Mentre su quello estivo si potrebbe fare una riflessione con un'estensione dall'attuale orario, che sull'invernale è 8:17, sull'estivo 8:18, per un'estensione magari di un'ora, un'ora e mezza. Dobbiamo capire se c'è utenza per fare questa cosa, perché poi vuole dire avere anche un sistema che garantisca la presenza di qualcuno anche in quell'orario. Se raccoglieremo istanze significative da questo punto di vista, si può ampliare l'orario. Sempre sui cimiteri, è stata una puntata intensa, c'è stata una richiesta che entra in un contesto molto complesso, che è quello di come mettere in disponibilità i loculi e le cappelle. Per quello che riguarda i loculi non è previsto niente di più che una richiesta di assegnazione senza la procedura di gara. Diversamente per quello che riguarda le cappelle, che hanno anche dei valori economici molto molto superiori, sì. In questo momento si potrebbe limitare al cimitero di Brescia una procedura in questo senso, e quindi uscendo con un avviso di pubblica selezione, così si chiamano, per l'assegnazione di un paio di tombe di famiglia da 16 più 16 posti, che sono eventualmente però suddivisibili. Ci fermiamo un attimo, così poi lasciamo, apriamo anche il telefono. Una domanda, visto che domani ci sarà l'attesa presentazione del piano del traffico per gli eventi di Natale. C'è tanta polemica su questa ipotesi di chiusura di via Milano. Le chiediamo di anticipare un parere e poi domani appunto ci sarà la presentazione completa del piano. Diciamo che il piano è molto articolato e complesso. L'anno scorso, per quello che riguarda alcune soluzioni, in particolare quelle che sono state offerte in termini ferroviari e anche la quali per la navigazione, sono state molto 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 ben seguite le indicazioni di ricorrere al treno lasciando a casa l'auto. Per il tema di via Milano, indubbiamente l'aspetto è delicato e mi rendo conto che ci possono essere anche delle situazioni di insoddisfazione. Però il motivo nasce dal fatto che almeno alcune tratte della città vengano riservate per il passaggio dei mezzi di soccorso. Questa è una prescrizione generale sul fatto che la città non sia impossibilitata all'arrivo dei mezzi di soccorso. C'è da dire che questo tipo di provvedimento, che interessa soprattutto solo alcune giornate, probabilmente quelle in realtà più interessanti anche per chi fa il commercio, cercheremo di seguirlo nell'andamento, cioè se la speranza, che è quella che viene sviluppata con delle azioni, sarà che una buona parte dei cittadini provenienti fuori dal territorio della città e, diciamo, comuni limitrofi, si servirà di mezzi pubblici, potremo rincorrere la soluzione. Diversamente qualcuno ha teorizzato di fermarli molto prima, ma molto prima vuol dire stabilire una serie di posti di blocco che vanno presidiati, dove si deve essere poi verificato il fatto che uno risiede in città oppure ne abbia titolo d'ingresso, oppure deve andare in un ospedale, oppure deve percorrere la città per andare, faccio ad esempio, sulla direttrice di Bellagio, e questo è veramente impegnativo. Vorrebbe dire costituire delle code infinite che si protraggono chissà dove. La ricetta buona ancora ce l'abbiamo, ma ci proveremo. Eccoci, buonasera, pronto? Buonasera, ascolti, devo parlare una domanda al signor sindaco, è possibile? Certo, è in diretta, prego. L'ascolto, buonasera. Buonasera signor sindaco, ascolti, un bisogno soltanto un suo parere. Visto che abbiamo la Ticosa, diciamo, la Ticosa che lì da anni ferma, per il periodo natalizio non si potrebbe fare un parcheggio, diciamo, per risolvere tanti problemi, diciamo. Grazie, è chiarissimo, è tema sentitissimo questo della Ticosa. Tema sentitissimo e tema difficilmente risolvibile se parliamo della più parte dell'area, perché sapete che adesso l'abbiamo sdoganata dal punto di vista della ripresa in disponibilità, l'abbiamo sdoganata per quello che riguarda l'accordo tra tutti i soggetti deputati a verificare che non diventi un problema per la salute, e quindi abbiamo la possibilità, e lo faremo l'anno 21, di sbancare tutto quello che va portato via finalmente per avere un'area pulita. Per quello che riguarda invece la possibilità di posteggio,
quasi, anzi sicuramente, voglio dire, rimetteremo in gioco quello di Via Regina, e siamo ancora nella speranza, ma non nella promessa, di farcela purtroppo, di avere qualche posto in più nell'area, diciamo, limitrofa alla questura. Però su questo secondo, mentre sul primo tema sono sicuro, Regina, che questo porterà alcune decine di posti Regina in più, che però vuol dire poi fare un giro importante dal punto, certo, di vista viabilistico, lì siamo più cauti perché si fanno sempre i conti senza l'oste, e l'oste è chi deve fare poi i progetti e realizzare le opere. Eccoci, buonasera, pronto. Buonasera, posso parlare col sindaco? Certo. Buonasera a lei, l'ascolto. Buonasera, senta, chiamo di San Rocco, chiamo di San Rocco, sì? Zona di San Rocco. Sì. Allora, hanno fatto dei lavori lì a Rondò, che hanno fatto il Rondò Nuovo. Sì. Hanno fatto dei lavori per l'Enel, mi sembra, per telefoni. E ho fatto un pozzetto. Non ho capito. Un pozzetto? Un pozzetto della linea del telefono. I lavori che hanno fatto. E ha ceduto già quasi 8 centimetri in giù. Sta cedendo tutto il pozzetto. Mi dice, okay, bene dov'è? Dove c'è la nuova rotonda, giusto? Sì, ma dove? In ingresso. Dove c'è la rotonda, con passaggio pedonale, lì proprio lì. In ingresso. Nella curva, sì. Proprio nella curva. Sì, grazie. Ed mille. È disassato rispetto al, sì, piano di calpestio, se ho capito bene. Sì, sì, perché proprio sta cedendo. Esatto, e grazie. E a proposito della nuova rotonda, abbiamo anche una segnalazione di un telespettatore che dice che funziona benissimo, ma non è illuminata. Quindi magari possiamo... Non è sufficientemente illuminata per i problemi che dicevo prima, riguardo proprio, era stato segnalato anche la puntata scorsa, quello che vi riferivo adesso, il guasto non è il lampione o la lampada, il guasto è la linea che arriva da quella centrale di smistamento dell'energia. Però sul piano dell'illuminazione, come sempre diciamo, abbiamo solo da aspettare con grande pazienza il nuovo assetto generale. Ora i punti luce verranno riscattati a breve e si potrà finalmente avere una gara per la nuova illuminazione cittadina di tutta la città. Sentiamo un'ultima domanda. Pronto? Buonasera? Pronto? Pronto? Sì, prego, in diretta. Buonasera. Buonasera signor sindaco. Buonasera a lei. Senta, volevo dire questo, avevo già chiamato per sottolineare insomma un problema di degrado, il solito discorso della piazza tessitrice, soprattutto la parte retrostante che lei conosce chiaramente questo problema. Niente, i soliti bivacchi, insomma la trena ce l'ho aperto, mi scusi il termine, adesso che piove sotto gli androni c'è di tutto di più. Bevono, fumano, e il problema è che io non vedo controlli, insomma, sinceramente, zero controlli. Bianzani è stata liberata, diciamo, da questo problema, adesso si sono riversati qua, non lo so, ecco, la zona 10 anni fa era una bella zona, adesso sinceramente sta diventando molto un problema, insomma, ecco, elementi che buono, non si sa da dove arrivano, insomma lei il problema penso che lo conosca, però grazie, il problema è che non mille si vedono controlli, se possibile, nel grazie, limite è stato del possibile, lo dico, presidiare sempre tutti i giorni come i giardini a lago, però insomma è un problemaccio. Grazie, grazie signor sindaco. La ringrazio, il tema ahimè è noto e ha ragione a lamentare questo cittadino. Perché nonostante nei mesi scorsi periodicamente per zone si facciano delle operazioni anche di profilo con l'aiuto anche delle altre forze di polizia che come sempre ringrazio volentieri, è una partita domino. Andiamo in una certa zona, per un po' non succede più niente e poi si ritorna. Adesso richiederò ancora una volta, ma l'ho fatto anche recentemente, di andare a verificare. Dopodiché sapete che gli strumenti giuridici che sono a disposizione ci sono, ma non sono proprio facili, perché si può, proprio il signor Questore in queste settimane si è molto adoperato per sostenere alcuni provvedimenti che peraltro sono previsti anche dal nuovo regolamento di polizia locale. Certamente la città è grande e quando inseguiamo un tema da una parte diventa difficile farlo sull'altra, però mi impegno a risollevare il tema che periodicamente però fin quando non si trova un assetto cittadino che, diciamo così, scoraggi, cerco di misurare le parole, anche alcune frequentazioni, e non sarà facile, questo non è un problema solo di Como, non lo dico per giustificarmi, certamente è un problema che chi risiede o chi esercita un negozio in queste aree soffre particolarmente. Non è
una notizia nuova a tutto quello che è successo nell'area del Tribunale, dove a fatica, anche grazie adesso alle associazioni che si sono fatte carico della cosiddetta emergenza freddo e non solo, stiamo lavorando davvero tanto e stiamo anche spendendo tanto su tutta la città poi per ripulire quello che esita. Certo. Di queste presenze, che sono presenze socialmente da rispettare quando la vita è stata dura con loro, un po' meno è da reprimere quando invece è semplicemente un modo molto sconsiderato di vivere la città. Ci dobbiamo fermare un attimo, torniamo tra pochissimo. TG più Sindaco, bentornati in diretta. C'è ancora qualche risposta da dare, sì, rispetto alla puntata credo precedente? Credo sia giusto trattare anche questi ultimi due temi. Viale Toccamaci, presenza di buche. Richiesta impresa di intervenire, è stata assicurata la sistemazione. Ancora una volta vi dico, teneteci al corrente se questo viene fatto. Poi, attraversamento pedonale di Piazzale Montesanto. Non appena le condizioni meteorologiche ci daranno un po' di respiro, verrà fatta la manutenzione della segnaletica. Credo che le previsioni in questo momento non siano ottimali, non sarà proprio domani o nei prossimi giorni, ma comunque è prevista. Tra le segnalazioni, ce n'erano ancora? Perché no, per adesso i compiti li ho fatti tutti. Tra le segnalazioni dei tombini, per esempio, ce n'è una anche da Via Acquanera, all'altezza del civico 40, c'è un tombino che dal livello stradale è più basso di 13 centimetri. Via Acquanera al civico 40. Già segnalato con tanto di foto agli uffici preposti, ma non c'è ancora stata alcuna risposta. Tra le diverse richieste che arrivano anche via WhatsApp, ci sono quelle relative a quello che è sotto gli occhi di tutti in piazza Cavour, i detriti nel lago, e le richieste sul perché il battello spazzino non sta funzionando o non abbastanza. Non sta funzionando forse abbastanza, ma sta funzionando per la quantità di detriti, soprattutto legnosi, che potete immaginare, arrivano da tutti i torrenti che aggettano nel lago le loro acque e che inesorabilmente vengono condotti qui. Per quanto ogni giorno si faccia pulizia, nei limiti del possibile, non è che si può pensare di risolverlo fin quando arriva questa ondata di piena. Scusate che viene scaricato un bacino idrogeologico incredibile, mentre ecco c'è la via d'uscita e lì poi qualcun altro soffrirà di questo problema a valle dei fiumi. Qui noi non abbiamo nessuna via d'uscita e questo in parte sono detriti e qui ci sarebbe da tirare non solo le orecchie ma anche qualcosa d'altro a quanti abbandonano bottigliette, oggetti di qualsiasi genere che vengono reperiti poi inesorabilmente quando arrivano questi flussi. E in parte sono materiali organici, alberi, tronchi, che per fortuna non inquinano ma che vanno rimossi perché alla vista non sono belli. Certamente non sono belli, posso garantire che sono stati fatti veramente dei carichi importanti di questo legname. Eccoci, siamo da lei. Pronto, buonasera. Avevamo risposto a una chiamata. Sì, buonasera, eccoci. Sì, buonasera. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera a lei. Io volevo dire una cosa. La corsia preferenziale che c'è a Villa Olmo, sì, il bus, ecco, alla mattina, specialmente nelle ore di punta, non è molto rispettata, nel senso che io sono in fila da Villa Olmo, vedo che mi passano davanti anche 10-15 macchine, allora se è stata fatta per favorire il bus mi sembra che non funzioni tanto. L'unica cosa va bene per i furbetti che passano, sinceramente di vigili che controllano io non ne ho mai visti, per cui o si fa rispettare o si toglie. Vorrei grazie. Una risposta. È stato grazie. Chiarissimo, grazie. Grazie, come sempre parliamo dei furbetti e i furbetti sono una razza veramente molto molto diffusa perché non vogliono rispettare le regole e stiamo generosamente chiamandoli furbetti. Allora, se da un lato vogliamo scoraggiare le macchine, dobbiamo favorire il transito dei bus. Per favorire il transito dei bus, quando si può, bisogna dargli una priorità, perché sennò uno perché prende il bus? Per arrivare dopo che ha preso la macchina. Sono d'accordo con lei sul fatto che non si riesce a presidiare anche questo luogo. Quell'ora lì è l'ora canonica, specialmente se parliamo della prima mattina, in cui la polizia locale è necessariamente impegnata a fare sicurezza in tante delle nostre scuole per garantire che l'arrivo degli alunni, in particolare
delle medie e delle elementari sia il più possibile sicuro. Ciò detto, possiamo registrare con fastidio il dato. Mi piace la sua conclusione, o la togliamo o la lasciamo. Allora, perché la lasciamo? Perché con i soliti tempi di cui parlo spesso, è diventato un noioso tormentone questo invocare i tempi lunghi, c'è la volontà di fare un nuovo rondò a Villa Olmo. Questo nuovo rondò potrebbe apportare dei vantaggi in termini di scorrimento. Ma però possiamo dimentichiamoci, dire quando? Beh, il progetto deve essere ancora completato, ma non è proprio lontano. Poi va fatta la gara, poi vanno fatte tutte le cose che vanno fatte. Però non dimentichiamoci che se anche favoriamo poi il transito su quel rondò o lo raddoppiamo abolendo la corsia dei bus, comunque via Borgovico ha una corsia sola, certo. E ci imbuchiamo lo stesso, certo. Lì. E queste sono un po' le ragioni che rappresento al nostro teleascoltatore per fargli capire il perché non andiamo a fare questa cosa. Tutti si troverebbero poi comunque costretti là. Invece mi piacerebbe che fosse sanzionato qualcuno che fa il cosiddetto furbetto, e magari qualche volta ci riusciamo pure. Pronto, buonasera. Sì, pronto, buonasera Sindaco. Buonasera a lei. Io volevo, parlare per quanto riguarda la biblioteca comunale. Devo dire che spesso e volentieri ho detti che la frequentano e mi raccontano che spesso e volentieri trovano all'interno gente ubriaca, gente che comunque fa casino, gente che beve, che comunque viene a scaldarsi, soprattutto nel periodo magari piovoso d'inverno, comunque nei periodi comunque dove serve di più, trovare un posto caldo. Io non so, volevo più che altro far notare questa cosa, e se c'era la possibilità eventualmente di gestire le entrate magari in maniera diversa, nel senso abbiamo a disposizione comunque la tessera regionale, poter mettere dei tornelli, qualcosa che comunque possa impedire ad alcune persone di entrare poi e creare scompiglio, fare casino, anche perché poi non è chiaramente un buon esempio per adolescenti e ragazzi che comunque sono lì a studiare. Volevo far notare questa cosa perché mi rapporto con i miei figli, chiaramente mi fa notare che non, è una situazione che chiaramente che non va bene. Devo, la ringrazio intanto. Prego. E il tema, devo dire, che anche in questo caso è centrato, quindi da questa nostra trasmissione, dico nostra perché cerco di partecipare attivamente, emergono delle verità tristemente note quando difficilmente risolvibili. Quando forse l'anno scorso parlammo di questo tema, per il quale abbiamo previsto delle procedure, la procedura attuale prevede che il personale della biblioteca, nel momento in cui verifichi delle situazioni di non gestibilità, acceda alla chiamata alla polizia locale che puntualmente se ne fa carico. È un inseguire ancora una volta una serie di persone che, ahimè, decidono che l'alcol, e forse non solo l'alcol, è una soluzione, e altre che invece cercano magari più banalmente un riparo. Sul fatto che si possa contingentare l'ingresso c'era già stata una discussione. È un luogo pubblico. Certo. E peraltro è un luogo pubblico che offre disponibilità alla cultura e ha una sua sacralità, uso questo termine perché secondo me lo è di fatto. E quindi riproporrò il tema, se c'è al di là poi del problema di mettere il tornello eccetera eccetera, la possibilità di contingentarlo. Non ne sono sicurissimo, però c'è la procedura che dice chiamate quando vedete che si eccede. In realtà poi il tema della biblioteca è molto più complesso, perché la nostra è una biblioteca che peraltro serve anche biblioteche di altri comuni limitrofi, c'è un interessante scambio, c'è gente molto appassionata che ci lavora all'interno. Non possiamo neanche pensare che le persone che sono lì per soddisfare una richiesta in termini culturali, genericamente culturali, e anche di profilo molto alto per alcuni aspetti, perché abbiamo veramente degli elementi preziosi raccolti anche in biblioteca, la dico così, si trasformino in una sorta di guardiani. Non è pensabile, non è possibile, non si può chiedere loro anche questo aspetto, che peraltro non gli spetta. Possono limitarsi a segnalare delle situazioni. Però, lo dico con molta amarezza a tutti
i nostri concittadini. Se fate il punto anche delle cose che abbiamo detto stasera, di cosa abbiamo parlato, ma anche dell'altra volta quando si parlava di chi abbandona i rifiuti, certo, di chi abusa di certi spazi sporcandoli in ogni situazione, anche non certamente all'ora di cena evocabile in questo momento, oppure schiamazza, quando sono generoso anche in questo caso col termine, oppure disturba, oppure fa cose anche peggiori, perché ogni tanto parliamo dei giardini e quello che succede, certo, nei vari giardini pubblici. Credo che però tutti si possano rendere conto che pur con degli sforzi che dobbiamo riconoscere alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, metto per ultima la Polizia Locale, non perché è l'ultima, perché non devo essere di parte, dove tutti i giorni vengono intercettate persone abusivi che vendono, che fanno, che brigano, per non parlare di quelli che spacciano, rincorrere il problema è difficile. Cioè sta emergendo, devo dire non solo a Como, avendo la possibilità di confrontarmi con i sindaci di tante altre città, non solo Lombardia, un problema che forse era prima più sommerso, oppure meno visibile, oppure la gente non ci badava tanto, mettiamolo così, dove una certa quota della popolazione si sta comportando male. Non confondiamola con la quota della popolazione in difficoltà, che invece, devo dire, con l'aiuto, come dicevo prima, anche di tante associazioni, stiamo cercando di aiutare, offrendo non solo quello che può essere, e qui ringrazio quelli che lo fanno davvero tutti i giorni, sia che siano organizzazioni religiose, che laiche, il piatto caldo o il tetto, ma la possibilità di un riscatto. Molti, purtroppo, devo dire, anche non solo giovani, per l'esattezza, perché certo, non ci sono solo giovani che bevono, perciò dobbiamo colpevolizzare questo tipo di età, però molti di quelli che fanno queste cose non vogliono saperle di entrare in un percorso. Devo dire che le organizzazioni sanitarie, non solo locale, offrono la possibilità di entrare in un percorso dove si cerca di contrastare l'alcolismo, si cerca di contrastare la droga, ma non è così facile. Il confine poi tra la delinquenza, il delinquere, il fare atti delittuosi e l'abuso di sostanze, quindi in certi casi addirittura la malattia, a volte è veramente molto molto sfumato. Però è bene che ricordiamo tutti che c'è tanta gente, non solo le forze di polizia, ma anche chi cerca di offrire la possibilità di riscatto, che lavora su questa cosa. Sindaco, devo interromperla perché siamo in chiusura. Siamo arrivati alla fine. Sì. Ci sono diverse segnalazioni sia su problemi dell'illuminazione che asfalti, strade con la brodo. Le lascio qualche indicazione così almeno possiamo dare risposta nella prossima puntata alle persone a cui non siamo riusciti a rispondere. Grazie a tutti, purtroppo non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, le segnalazioni sono tantissime. Ringrazio Mario Landriscina, ringrazio naturalmente i telespettatori e TG Più Sindaco. Ti ringrazio anch'io perché è un modo interattivo di fare amministrazione che a me fa piacere anche se costa fatica. Grazie, buonasera. Buonasera.